sei tu? Mi chiami a quest'ora? Lo sai che ho sempre gente fino a tardi. No, lo so che sei impegnato. Perché non passi a trovarmi? Perché no, va bene. Sì, dai, però vieni tu questa volta. Ma guarda, lo farei assai volentieri, ma sai che per me è dura. Non ce la fai a staccarti neanche un attimo. Vabbè, dai, vengo io. Sicuro? Sì, vengo io. Poi sai che mi fa piacere. Ma esattamente da quant'è che sei qua? Ma a occhio è dal 1931, ora che hanno finito di montare e pulire tutto. Quant'è che sei alto? 38 metri. Queste persone? Lo so, la foto la fanno tutti uguale. La stessa idea senza senso. Non la farai? Certo, la faccio anch'io. Vado. Ed eccomi qui, con centinaia di persone che si mettono in fila, sdraiati sui tappetini per fare la foto al mio amico e io dietro di loro. Dopo un pranzo veloce alla Caffetteria Colombo, uno dei ristoranti più antichi di Rio, fondato qualcosa come 122 anni fa, mi muovo verso il pan de azucca. Pau da suca. Pau de... Vabbè, il pan di zucchero. E di qua si va a vedere il primo Mirador, che però è più basso del... Pau da Zucar. 50 ore di coda, qualche incontro particolare. Cristovao de Castro, nato nel 1904, morto nel 2002. 98 anni, portati benissimo tra l'altro. E senti anche come sei bello tonico, eh? E questa diciamo che è una bella idea artistica, no? Tipica di Rio, l'utilizzo di Photoshop ma discreto, come questi due qui. Proporzionati tra l'altro, ma i miei preferiti sono loro due seduti che giocano, lei che gli fa cadere una palla finta sui piedi dentro del Maracanà. Molto bello. Ed eccomi in cima ad accogliermi un sacco di firme e messaggi su un muro, e mi piacerebbe lasciare anche la mia. Scendi! Ciao vecchio mio, ci risentiamo presto. Addio Vic, alla prossima volta. Devo scappare, devo correre a casa. Fede mi aspetta e abbiamo anche una questione in sospeso. Sì, no, bello il villaggio olimpico, poi anche dove siete voi, la tua camera, molto bello, sì. No, quando vuoi. Scusa un attimo, Fede? Vic? Sì? Sei al telefono? Sì, sono al telefono con Carlotta. Ti devo salutare, Carlotta. Ciao, ciao. Sì, ciao. Eri al telefono davvero? Certo, ero al telefono. C'è lo schermo nero. No, guarda, il telefono è accesissimo. Guarda. Che dice? No, dice che sta bene. Non mi ha chiesto niente di te. Zero. Non ti ha detto di un video che ha fatto, che ti avrei fatto vedere? No, non ti ha detto niente. Che video? Cioè, c'è un video da farti vedere. Ah, sì? Te lo mando? Sì. Sei sicuro? Te lo mando? Sì. Vai. Ecco. Ciao Fede, tutto bene? Senti, lo sai che Vic sta remixando il mio messaggio. Digli di smetterla o quando lo vedo gli spezzo le braccine. Comunque siamo d'accordo io e te, ci vediamo a Riccione, ok? Un abbraccio grande. L'hai visto, no? Vabbè, non... è un video, Vic. Tu comunque ci sei amico e quindi ti sentirà... No! Vic! Vic! Nel frattempo, a casa Italia, la semifinale del Sette Bello non va. I campioni del mondo serbi hanno avuto la meglio. Andrea Fondelli e i nostri atleti si giocheranno il bronzo sabato contro il Montenegro. È ora d'Italia-Brasile, beach volley, la finale. La partita ha inizio e sarà incredibile. Un po' per la soddisfazione di essere arrivati fin qui, un po' perché con me c'è Maurizia Cacciatori. Si soffre perché sono partiti molto bene nel primo set e poi hanno fatto due errori che non ci volevano. Si tifa Italia, poi siamo circondati da brasiliani, quindi una voglia proprio di vincere ancora più grande. Brasile o Italia? Brasil. Sono brasiliano. Un argento inaspettato sotto una pioggia battente.
Paolo Nicolai e Daniele Lupo lottano, si difendono, combattono e conquistano l'argento. Due ragazzi che ancora una volta ci hanno resi fieri dello sport italiano.